Buongiorno amici, siamo in consegna a portellone elettrico dedicato Hyundai Kona. Posiamo le chiavi e andiamo a provare subito il sensore apertura piede. Ovviamente possiamo usare il sensore anche con la chiusura, poi magari dopo lo proviamo. Adesso andiamo, usiamo il pulsante che abbiamo messo qui all'interno, sempre per la chiusura. In più abbiamo messo un pulsante all'interno del veicolo, sempre per apertura e chiusura. Adesso facciamo la prova del pulsante apertura piede, in questo caso per la chiusura. Dopodiché possiamo anche aprire e chiudere la macchina con il telecomando originale. Andiamo a fare subito la prova. Adesso proviamo il sensore sicurezza. Come lui ha una piccola forzatura o ostacolo, si deve fermare. Andiamo a chiudere. Avete visto? Piccola pressione e lui si richiude. Si riapre, scusate. Adesso vado ad allontanare le chiavi in modo che non c'è più connessione tra le chiavi e la macchina. Faccio una corsetta. Chiudiamo la macchina chiusa. Il portellone ovviamente non si deve più aprire, perché sennò altrimenti vuol dire che c'è qualche anomalia. Andiamo a fare la prova. Andiamo a provare anche con l'apertura originale. Non si apre. Adesso ci riportano le chiavi, facciamo la prova. Come si avvicinano le chiavi? Sentiamo che la macchina riceve il consenso. Eccole qui. I specchietti si sono aperti e possiamo. Che dire? Fantastico, io sono a disposizione, i prezzi sono disponibili presso il nostro shop. Un saluto a tutti voi.